non era non è mai facile, mai facile. E allora andiamo adesso a seguire Kat Vandale. Kat, anche lei pattinatrice che ha iniziato a pattinare a 7 anni, anche lei, come tu ci raccontavi, come lei mi ha raccontato, si è allenata al Belgio e Oberstdorf, e con Lorenzo Magri ha curato le sequenze di passi, ha riguardato una parte del suo corto, un corto dove lei giustamente mette non ho storie, voglio interpretare la musica, interpretarla al meglio, e dice: sono talmente felice, talmente eccitata di essere qui per il debutto mondiale. Solo doppio il salto della combinazione. Kat Vandale, l'espressione a volte sembra... Beh, l'espressione sì, dice tutto, ovviamente. Vediamola adesso, andremo a rivedere poi i suoi punteggi. Vi ricordiamo ovviamente l'importanza, perché solamente 24 passano al free. Ho idea che con un elemento così non ci sia chance. Infatti era proprio, quando diciamo l'espressione dice tutto, era proprio disperata, perché sì. Fatto quell'errore proprio sulla combinazione. Sì, un errore grave, perché proprio il primo salto è mancato completamente, l'ha aperto doppio e poi non c'è stato neanche il secondo salto. Sarebbe stato comunque da penalità, perché ricordiamo che la combinazione prevede per le donne un salto triplo e un salto doppio almeno. Poi può essere triplo, ma almeno deve essere un triplo e un doppio. E vogliamo ricordare anche che la combinazione può essere, a questo punto, visto che sono due salti seguiti uno dall'altro senza niente in mezzo, per forza di cose prevede che il secondo salto sia o un loop, un trip,
Berger, quindi dal piede destro nel caso di pattinatori anti-orari, o un Tolub puntato col piede sinistro. Queste sono le uniche due chance di combinazione. Tra l'altro lei aveva raggiunto questo 46 proprio giusto tondo minimo score per il del libero che le mancava proprio pochissimo prima di arrivare qui all'ultima gara utile in Olanda. Aveva fatto 46.00 di tecnico, che ricordiamo è stato abbassato perché inizialmente era 48. E era molto contenta quindi di aver avuto la chance in extremis proprio di arrivare qui, però se l'è un po' giocata poi col corto. Sì, che poi il tecnico del corto doveva essere 26, guardate, qui ne ottiene 21.59, esatto. Veramente bassissimo, ma deve essere mancato quell'elemento. Ma non siamo lontani, sai, la combinazione vale 5-6 punti buoni e quindi siamo lì. 42 e 51, allora questa la situazione fino a questo momento. Andiamo subito a vedere, è entrata in questo momento anche l'atleta cinese Kexin Jian con 48.80, finora l'ultima delle qualificate. Yuna Kim è al comando con 69.97, ci sono già dei tweet che la riguardano, qualcuno ritiene che sia stata anche poco pagata dai components, a qualcuno invece questo programma non ha convinto fino in fondo, mentre i tweet sono tutti positivissimi per Catherine Osmond, perché ha fatto una prestazione straordinaria. Lei stessa ha dichiarato subito, dice: dopo, se penso che l'anno scorso ancora non riuscivo a fare i tripli, adesso vedere dove sono arrivata per me è un'emozione infinita.